Ciao. Eccoci, siamo live. Buonasera a tutti. Buonasera. Siamo Filippo Gregoretti e Fabrizio Cauruso. Fabrizio è, oltre che un amico, lui non vuole che io lo definisca storico perché è molto modesto, ma si definisce un ricercatore appassionato di storia dell'informatica e sviluppatore. Io lo considero anche un creativo di retrocomputing, ma a mio avviso ha tutti i titoli per essere definito storico dell'informatica, perché è un pozzo di conoscenza e ne ha da raccontare a bizzeffe. Stasera iniziamo una serie sulla storia del BASIC e la storia dell'home computing, che, come dice il sottotitolo, ha fra gli anni 70 e 80 l'arrivo delle macchine che potevamo permetterci e attaccare a casa al televisore, insieme al BASIC, che è il linguaggio che a tanti della nostra generazione, ma anche più grandi, qualcuno anche un po' più piccolo, ha consentito di avvicinarci alla programmazione, un po' anche da neofiti e da autodidatti. Quindi, niente, io lascio la parola al vulcanico Fabrizio che inizia a introdurci nella storia del BASIC di queste macchine. Posso fare anche un piccolo sommario, Fabrizio, me lo consenti? Sì, poi ne faccio pure uno io, nelle slide c'è un sommario, ma puoi dire la Ci tua. sono degli aspetti, Fabrizio conosce anche delle curiosità incredibili, lui ha anche prodotto uno studio che è stato pubblicato su un libro accademico su l'avvento o come i paesi oltre Cortina di Ferro, sempre negli anni 70-80, hanno introdotto l'informatica da casa, da loro, con delle storie di spionaggio incredibili perché venivano rubati questi computer, replicati parte del BASIC. Lui ha fatto una ricerca di cui dopo ci parlerà. Io trovo questa storia, la trovo entusiasmante. Quindi, niente, non vediamo l'ora di ascoltarti. Ti lascio la parola, Fabrizio. Scusa la lunga introduzione. A te. No, grazie. E niente, io quindi mi ripresento, sono un appassionato di storia dell'informatica, sono anche un programmatore di queste macchine, mi diverto a programmarle. Stasera però vorrei parlare soprattutto della storia del BASIC e lo farò con delle slide, quindi condividerò lo schermo e vi racconterò un po' del BASIC. Vediamo, share screen. Scusate, siamo un po' alle prime armi con questa piattaforma di streaming, Penso che sia io che si vede lui. la slide. Non ancora, devi fare share screen. E aggiungere Dovrebbe essere già l'applicazione, non lo visibile. vedo ancora nello stream. Ok. Adesso si vede? Eccola qui. Ecco Ok, qui. ci siamo? Ci siamo. Dovremmo avere un Con la ritardo su slide in Facebook di primo una piano. ventina di secondi. Se ci siamo, dimmi, vado Sì, c'è la slide avanti. ben Ok. visibile. Ok, quindi parleremo della storia del BASIC e degli home computer, e in particolare del BASIC sugli home computer. Gli argomenti di questa sera saranno i seguenti. Parlerò dell'origine del BASIC. Ah, per chi non sapesse, il BASIC è un linguaggio di programmazione, lo do per scontato, ma i più giovani forse ne hanno solo sentito parlare come qualcosa di arcaico, di arcano. Parlerò della fase successiva in cui il BASIC da linguaggio accademico diventa un po' un linguaggio commerciale. Parlerò poi del BASIC nei microcomputer, non necessariamente a un computer. Parlerò poi anche del BASIC negli home computer, dirò anche cosa sono gli home computer, che anche oggi magari non è ovvio. Dirò qualcosa sulle critiche al BASIC. È anche il motivo per cui oggi non si usa più il basico, quasi non si usa quasi del tutto. Parlerò anche degli sviluppi successivi del basic e poi parlerò, sperando di farcela col tempo, della storia del basic e degli home computer nei paesi dell'Est Europa.
Non parlerò, ma avrei voluto parlare anche di altri aspetti, ma lo faremo un'altra volta perché il tempo non penso ce la faremo. Del Basic e i videogiochi, perché il Basic fu usato per scrivere videogiochi, e di alcune sfide e competizioni che ci sono tutt'oggi tra i programmatori in Basic. Quindi il Basic, l'ho già detto, è un linguaggio di programmazione, è un acronimo, significa Beginner's All Purpose Basic Instruction Code. Nasce nel 1964 per Gemini Kurtz al Dartmouth College. Nasce come linguaggio didattico, soprattutto per i primi anni dell'università. Quindi per il college, che sarebbero gli undergraduate students, quindi i primi 3 anni di università. Quindi era un linguaggio che voleva essere più semplice dei linguaggi di allora. Il linguaggio di allora era l'Algol, il Fortran, almeno i linguaggi che si potevano usare, ed erano linguaggi quindi poco user-friendly, non erano adatti alla didattica nei primi anni di università. Chi era Gemini, chi erano Kurtz? Erano dei matematici. Kevin era stato assistente di Einstein, non era, insomma, era uno che però amava la didattica e voleva quindi portare l'informatica, rendere l'informatica fruibile anche da parte degli studenti dei primi anni di università. Quindi il Basic è un linguaggio ad alto livello è di uso semplice ed è un general purpose, non è un linguaggio specifico per la matematica o per i gestionali come poteva essere il COBOL o il Fortran. Il Basic nasce quindi all'Università di Dortmund, nasce quindi il primo Basic è il Dortmund Basic nel 64 e girava su delle macchine della General Electric. Queste macchine erano degli enormi computer, erano né micro né mini, erano proprio, prendevano delle stanze intere ed erano collegati a dei terminali. Filippo, mi segui? Scusa, ho il microfono spento, ti seguo, come no? Ok, no, ti sento, perfetto, Ah, perché te vedi perfetto, solo le slide. perfetto. Ok. Io vedo solo le slide, perfetto. L'importante è che funzioni tutto, non volevo. Quindi niente, nasce come mai, appunto per la didattica. Qui si vede un'immagine con Kemeny e con gli studenti del primo anno, dei primi anni di università. Quindi era un linguaggio Scusa che se ti poi nelle interrompo. fasi successive aveva questo aspetto, che un Hello World su un Commodore 64, che è un computer degli anni 80, quindi dopo, una ventina d'anni dopo. Comunque ha mantenuto una sintassi simile a quella del Dortmund Basic. È un linguaggio fatto così, è un linguaggio quindi imperativo, non strutturato, non procedurale, ovviamente non ad oggetti, è un linguaggio che assomiglia un po' al linguaggio macchina, però con dei comandi che sono in inglese. E una delle caratteristiche forse salienti di questo Basic è che nei primi Basic bisognava mettere dei numeri di linea, cioè insomma il codice, ogni comando o insieme di comandi erano associati a un numero di linea che erano quindi che descrivevano anche la posizione e per fare diciamo dei salti si faceva col go-to. Quindi in una maniera oggi considerata desueta, considerato un anti-pattern nella programmazione moderna, ma allora questo era l'unico pattern sostanzialmente, o poco, c'era poco di più di questo. Una cosa importante quando si parla di Basic è che il Basic, ok, nasce lì, ma non nasce come uno standard imposto. Tra l'altro il Dartmouth Basic era un Basic per poche cose. Quindi ispirò altre versioni del Basic senza imporre uno standard. In particolare, il trattamento delle stringhe non faceva molto con le stringhe il Dartmouth Basic,
E quindi quando i basic successivi dovettero implementare le stringhe, lo fecero in maniera diversa. Non solo le stringhe, ma anche altri aspetti furono implementati in maniera un po' diversa. Quindi sostanzialmente si crearono basic diversi, che però sono tutti un po' simili e condividono alcune caratteristiche. In particolare, nella fase successiva, quindi alla fine degli anni 60, inizio anni 70, i principali attori furono HP e la Digital, la DEC. Una Quindi domanda, Fabrizio. Questo Dartmouth Basic girava su quelle macchine che ci hai fatto vedere nella foto di prima, con i girava su terminali quella cartacei? macchina della General Electric, quella come? I terminali erano su carta? O c'erano già degli schermi? Penso, credo di avere schede perforate, ma potevi digitare. No, potevi veramente digitare, sì. Ok, però non c'erano dei monitor, Però non giusto? c'erano dei monitor, giusto? No, non c'erano dei monitor. Pazzesco. Allora, come dicevo, i principali attori nella fase successiva furono HP, che fece un suo basic, che ha influenzato dai basic successivi, come l'Integer Basic, l'Atari Basic. E girava su macchine simili a quelle della Dartmouth. Queste sono le unità centrali ed erano delle macchine che prendevano alcuni armadi, insomma. Quindi per Questa era operare la queste macchine, macchina. insomma, erano un po' ingombranti. E quindi loro scrivevano un listato e poi quando volevano rivedere il listato gli veniva stampato su carta. Fantastico. Sì. Qua siamo già, l'ho scritto, siamo nel 69-78. In questo modello c'era anche uno schermo. Questa è una fase successiva, non siamo più alla Dartmouth, siamo ben oltre. Questa è l'HP. L'HP ha influenzato, come dicevo, alcuni dialetti successivi, quindi faccio un passo in avanti nel futuro. Nel 76 il Basic HP è l'ispirazione per l'Integer Basic. Questo Integer Basic ha un'importanza fondamentale nella storia dell'informatica, perché è il Basic che un certo Steve Wozniak implementa da solo per l'Apple 1, che era una scheda, non era un computer completo. E lo fornisce anche con i primi Apple II. E con questo ci fa tanti soldi. Lui e il suo amico Steve, si chiamava Steve anche l'altro, certo Steve Jobs. Però io voglio sottolineare il valore di Steve Wozniak, il quale non solo ha creato da zero l'Apple 1, ma ha anche creato l'Apple 2 da zero, sia l'hardware, il firmware e il software. Ha fatto tutto dell'Apple 2, tranne l'alimentatore. Cioè, lui ha fatto tutto, veramente incredibile. Steve Jobs ha avuto un ruolo importante dopo, ma in questa fase era un venditore, sostanzialmente era il rappresentante. E loro fondarono un'azienda che si chiamò Apple, che aveva questo logo all'inizio. E questa è la storia, quindi la storia dell'Apple nasce con l'Apple 1, con l'Apple 2. Ed è legata intrinsecamente al basic, all'integer basic. Si chiamava integer basic, non in maniera ufficiale, si chiamava semplicemente basic, lo chiamò così Wozniak. Lo chiamarono dopo integer basic per distinguerlo da altri basic che non erano solo integer. L'integer basic aveva caratteristica di solo variabili intere e non a virgola mobile. E quindi per distinguerlo da altri basic lo erano così. Da notare che fu fornito nell'Apple 1 come basic standard, nell'Apple 2 nei primi modelli, ma l'Apple 2 dopo, in una fase successiva, ebbe un basic diverso che permetteva di manipolare i numeri a virgola mobile. Un altro basic ispirato dal basic HP è quello degli Atari 8-bit, dei computer Atari che hanno avuto una vita molto lunga e molte versioni,
qua ne mostro alcuni. I primi avevano un formato così, non avevano il Basic nella ROM, ce l'avevano come cartuccia standard, ma i modelli successivi ce l'avevano in ROM. Tutti questi computer sono sostanzialmente lo stesso computer, sono compatibili tra di loro, sono il cosiddetto Atari 8-bit, il modello più conosciuto è stato l'Atari 800 o l'Atari 800 XL, e hanno avuto un successo notevole. Passando all'altro, scusa Fabrizio, ma quindi quelle macchine Atari che avevano il Basic su cartuccia, se le accendevi senza una cartuccia del Basic, che tipo di sistema operativo ti presentavano? Niente, allora le prime due ti mostravano una specie di notepad inutile in cui potevi solo testare la tastiera. Ok. Volevano la cartuccia, non facevano niente. Cioè avevano, potevi metterci altre cartucce. Penso che potevi mettere solo altre cartucce. Altre cartucce, quindi. Per non penso che potessi manco neanche caricare, neanche caricare qualcosa. Ok, senti, Antonio Gallo ci chiede se gli Atari erano sempre solo home o erano usati anche da ufficio. No, allora, non ho ancora introdotto una definizione corretta di home computer. Qui sto facendo dei passi in avanti e indietro nel tempo. Queste macchine qua sono delle macchine che rientrano nella categoria degli home computer. Questi erano computer fatti per stare a casa principalmente, quindi non erano macchine da ufficio. Che poi qualcuno li abbia anche usate per fare videoscrittura è sicuro, come è avvenuto col Commodore 64, con tante macchine che rientrano nella categoria degli home computer. Queste erano macchine destinate al grande pubblico, perché costavano poco, si collegavano alla TV, non erano fatte per essere macchine da ufficio, ma furono usate anche per quello. Furono state per la didattica, ma erano principalmente macchine destinate a stare a casa, a farci videoscrittura, giocarci, videogiochi. Infatti erano macchine che sono un po' un ibrido con una console, perché avevano le cartucce come le console. Fu fatta anche una cartuccia, delle console basate sullo stesso hardware, che erano perfettamente compatibili. Quindi queste sono home computer, quindi diciamo no, ma non del tutto. Su questi home computer potevi mettere le cartucce dell'Atari VCS, per esempio? No. Neanche l'Atari 5002, che è molto simile, perché la memoria era mappata in maniera diversa. No, è una macchina diversa. È molto lenta dell'Atari VCS. Sono, diciamo, paragonabili a un Commodore 64. Okay. La console Atari 2006, anche nota come VCS, è più primitiva come architettura. Queste sono macchine che avevano anche più di 64 kilobyte di RAM, erano macchine, diciamo, per allora abbastanza potenti. Quindi ho parlato della Basic dell'HP e di alcuni Basic che sono quelli più noti, che sono stati derivati dal Basic HP. Un altro gruppo di Basic furono derivati dal Basic fatti dalla Digital, e questo Basic della Digital, che era pensato per il PDP 11, che erano questi altri armadi che avevano questo aspetto qua, che prendevano un po' di spazio all'inizio. Che meraviglia. Se erano macchine così, quando vedo queste cose. L'importanza, ok, dicevo, quindi c'è stata, che ha influenzato le Apple e l'Atari, la Digital, che ha influenzato invece la Microsoft. La distinzione HP DEC, dicevo, è un po' legata al fatto che il primo Basic, quello della Dartmouth, era molto elementare, quindi alcuni pezzi mancavano e la gente se li ha implementati in maniera diversa, in particolare le stringhe. L'HP ha implementato le stringhe un po' come con la sintassi dello slicing del Python, mentre DEC ha usato una sintassi che è quella della più comune, in cui le stringhe si possono manipolare con dei comandi, con delle funzioni mid stringa, left stringa, right stringa,
E la cosa importante sulla digital da dire è che è stato il Basic che ha ispirato certo Bill Gates, allora ragazzino, a scrivere il Basic per i computer, per i microcomputer Altair Gli Altair, nel certo, come no. 75. Gli Altair erano Gli quelli che si Altair erano programmavano con microcomputer, le questi non lettere. sono computer, su questo computer, diciamo, sono computer per smanettoni di allora. Il primo fu l'Altair 8800 che aveva un Intel 8080 come processore, poi c'è stato anche l'Altair 680 che aveva un 6800, un Motorola 6800. Qui Bill Gates fece il suo Basic, l'Altair Basic nel 75 e fondò un'azienda che si chiamò Micro, insieme a Paul Allen, Micro trattino Soft, perché la Microsoft allora si chiamava Microsoft. Nome buffo, chiamare un'azienda piccola e morbido, però va, l'ha chiamata così ed erano due parole staccate. E così è diventato miliardario, eh? Grazie al Basic. La Microsoft nasce per vendere l'Altair Basic. Nel 75 nasce la Microsoft, sono due parole staccate, dopo leva il trattino e diventa Microsoft in una sola parola. Questa è una curiosità. Quindi l'importanza del Basic della D che influenza la Microsoft nasce dal fatto che la Microsoft ebbe un successo enorme con questo Basic e che poi molti Basic successivi usarono licenze Microsoft per scrivere il loro Basic, cioè lo fece o la Microsoft o lo fecero sotto licenza Microsoft. Una miriade di altri Basic furono fatti ispirandosi al Basic Microsoft. In particolare, e quindi diventa una specie di standard non ufficiale, l'Apple II successivo, gli Apple II montano un Basic che si chiama Apple Soft Basic e su licenza Microsoft. Nell'Apple II infatti c'è il Basic, che era fatto da Wozniak, sia l'Apple Soft Microsoft che è un Basic che ha i numeri in virgola mobile. Premetto. Permetto una cosa che ai più giovani non è ovvia. Parliamo di Facciamo un macchine, po', diamo un po' di parliamo di macchine, contesto. parlo di virgola mobile come se fosse una cosa esotica, una cosa. Parliamo di macchine che non avevano processore matematico. Ok? Poter fare calcoli in virgola mobili è essenziale per tutti i software commerciali. Quindi era una qualità particolare, quindi non era scontato fare in maniera efficiente perché era fatto in software, non era fatto in hardware. Era una caratteristica del software, la capacità di gestire i calcoli in virgola mobile. Quindi l'Apple usò questo Basic, il Commodore 64 e tutti i Commodore usavano il Commodore Basic, che era un Basic Microsoft, Anche il è Commodore un Basic sottodialetto di un sottodialetto. Quindi con le diciamo POC e le PIC. sì, le poche ricche ci furono in molti Basic, non solo, anche nei Basic non Microsoft hanno poche PIC. Le odiatissime POC e PIC. Sì, dirò qualcosa. E anche l'MSX, che invece non era un computer ma uno standard successivo, 8-bit, usò l'MSX Basic che era, la M sta per Microsoft. Quindi, insomma, moltissimi Basic 8-bit, quindi escludendo l'Apple, escludendo Atari e poca altra roba, erano Microsoft. C'è un'altra eccezione di cui parlerò dopo. Quindi abbiamo Senti, detto, scusa, quindi, scusa un principali secondo. Basic, sì? Tornando all'Altair, Fabrizio, ma il basic dell'Altair girava non su quegli Altair che hai fatto vedere nella foto che avevano le levette. Sì, girava lì. Girava lì e che, ma non c'era un l'input era solo le levette o c'era anche una tastiera con uno schermo? Allora, non ho indagato, non voglio dire una sciocchezza, c'era sicuramente una tastiera per poter inserire, Ok. perché altrimenti, perché con quelle, Prima qualcuno ha l'Altair Basic era un mostrato. Basic già, siamo già nel 75,
Prima qualcuno ha menzionato il libro di Levi Hackers, dove c'era scritto che in quegli anni, c'era nei, negli ospedali, avevano definito una malattia che veniva alle articolazioni e alle dita a questi programmatori di Altair che praticamente facevano l'input spostando queste levette, e alcuni ospedali della Ma Baia il di San Basic, Francisco si erano ovviamente, il Basic specializzati a doveva. curare delle malattie che venivano Sì. proprio a questi che passavano Sì, ma ore. questo se lo volevi programmare in assembly, il Basic probabilmente veniva fornito con un'espansione per poter passare questi dati. Non lo inserivi in quel modo il Basic. Semplificava di Certo. molto la vita. Sì, queste macchine hanno praticamente ogni singolo bit, lo puoi regolare con una levetta. Ma quindi puoi inserire del codice macchina un bit alla volta. Ma il Basic non lo inserivi così. Ci saresti Per forza, come sbagliato. fai? No, 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 no. Quello era, c'era un'espansione particolare che ti permetteva di inserirlo. Quindi abbiamo visto Roba il che Basic ha costava un fottio avuto di un ruolo soldi. importantissimo per l'Apple. Vabbè, l'Apple è stato l'hardware, ma anche il firmware e per la Microsoft. Quindi l'importanza del Basic. Quindi abbiamo coperto un po' di Basic diversi. Un altro Basic Microsoft è stato GV Basic, che è stato il Basic che è stato fornito con buona parte delle versioni dell'MS-DOS, quindi su computer 16 bit, ma non è stato l'unico. Poi però, cosa è successo? È successo che la gente incominciava a. Questo, la Microsoft si faceva pagare per il suo Basic di grande successo, per i suoi Basic. E la Beh, la gente non voleva Microsoft pagare il non si fa Basic. pagare è un ossimoro. E allora c'è qualcuno, parliamo delle prime macchine anni 70, anche per gli Altair, eccetera, che qualcuno che ha, si è scritto alla fine c'erano tanti smanettoni, c'è qualcuno che ha scritto un interprete Basic gratuito. E questo è stato creato da un gruppo di appassionati. E si chiama Tiny Basic perché entra in 2K o 3K al massimo, cioè tutto l'interprete Basic rientra in 3K. Il codice è stato fornito gratuitamente ed è nato così per la prima volta il termine copyleft. Il Basic, il Tiny Basic del 75 veniva fornito così e c'era un po' una presa in giro, si vede in basso, non c'è scritto copyright all rights reserved, ma c'è scritto copyleft all wrongs reserved. Per dire gratis, fatene quello che volete. Quindi Copyleft, nasce, certo. quindi, sì, nasce anche il movimento dell'open source, come per contrastare la Microsoft che faceva le multe, insomma, faceva causa a tutti quelli che copiavano il suo Basic. Quindi è nata subito l'alternativa, una qualche alternativa da parte di smanettoni per avere un Basic gratuito. Quindi è esistito, è stata una. Un po' una nicchia, però esisteva anche il Tiny Basic. Come dicevo, il Basic non nasce come uno standard, ci diventa molto dopo, nel 78. Finalmente creano uno standard al Basic. Fanno prima il minimal basic, poi fanno il full basic, molti anni dopo, cioè alcuni anni dopo. Il basic, anzi. Non ha avuto un grande successo, è stato uno standard sulla carta, però ha ispirato alcuni Basic, in particolare quello della Sinclair. Il Sinclair Basic che non è Microsoft e non è manco derivato dell'HP, è un derivato dall'ANSI Basic, se lo sono scritti loro, a maniera loro. Non hanno pagato la licenza alla Microsoft come faceva la Commodore, come facevano tanti altri. E l'hanno fatto girare sugli ZX80, 81, sul Sinclair Spectrum. Cioè, Un l'hanno Basic poi rifatto il Sinclair uguale Spectrum è praticamente, come? senza pagare, l'hanno rifatto identico senza pagare royalties. Sì, non hanno pagato royalty. Ma non c'è una royalty sul linguaggio in sé. La Microsoft scriveva proprio il codice, forniva anche il codice. Il Basic era libero, cioè uno poteva scriversi un interprete. Però se usavi il codice degli altri, no. Dovevi Ok. Beh. scrivertelo.
Comunque, all'arrivo di questa foto, credo che molti cuori hanno iniziato a battere più forte. Penso di sì. Lo Spectrum è stato il grande rivale del Commodore 64 in Europa, se l'è giocata. Nel Regno Unito ha avuto un ruolo importante, anche in Italia è stato un grande successo. Quindi, ho mostrato dei computer, ma non ho dato una definizione precisa di home computer, non l'ho accennato. Questi computer si diffondono alla fine degli anni 70, in particolare, forse il primo home computer di successo è stato l'Apple II del 77, quindi cos'è un computer? Oggi non si usa più questo termine, qualcuno quindi li confonderà con i personal computer. L'home computer sono questi primi computer economici, un po' giocattoli, un po' console, spesso anche con uno slot per le cartucce. Quasi sempre, tranne rare eccezioni, prevedevano il collegamento a una TV, quindi erano fatti per costare poco, quindi non ti serviva neanche un monitor, usavi la televisione. Il personal computer è una cosa un po' diversa, può essere anche d'ufficio, il personal computer tecnicamente era un computer, ne ho parlato anche la volta scorsa quando ci siamo sentiti. Era un computer dell'IBM che è stato clonato e da cui sono nati i cloni del personal computer, i cloni dell'IBM, i cosiddetti IBM compatibili. Quindi l'home computer è veramente questi computer più piccoli, più economici, quasi con poche eccezioni. Il BASIC veniva fornito con questi computer quasi sempre anche come sistema operativo. In che anni il BASIC ha iniziato a essere il sistema operativo de facto, diciamo, degli home computer? Col ZX81, Se aspetta. parliamo degli home computer, Sì, gli home computer. direi proprio la fine degli anni 70, 77, 78, 79. Già nel 79 c'erano i primi Atari 8-bit, nel 76 c'era l'Apple II. Prima il BASIC è stato usato nei computer quelli come l'Altair, che non è tecnicamente non lo chiamerei un home computer, però è un microcomputer, è piccolo. Era un Quando po' si parla di più microcomputer, quando si parla di un computer che può stare su un tavolo, okay? Perché i computer, quelli grandi, un armadio. Si chiamano mini computer, sono piccoli. Mini significa armadio. Poi ci sono i mainframe che prendono un'intera stanza. Quindi nei microcomputer un po' prima, negli home dopo. C'è Come? una domanda, se no poi me la perdo nei commenti e ce la perdiamo. Riguardo il Simon's Basic, che era un Basic aggiuntivo per il Commodore 64, chiede se era un derivato anche del Basic Microsoft. Non lo so con certezza, ma io direi di sì, semplicemente perché era un derivato del Basic Commodore, aveva tutti i comandi del Commodore 64 e ne aggiungeva, era una semplice estensione, non stravolgeva il Basic V2 del Commodore 64, era un'aggiunta di comandi per fare grafica, suoni e alcuni comandi per la programmazione strutturata. Io ce l'ho il Commodore, quindi lo conosco, quindi è una mera estensione del Certo. Basic V2, che è quindi un Basic Commodore, quindi un Basic Microsoft. Una specie di TypeScript Quindi per Basic. sì, Era di una perché non lentezza il Simon's di Basic comandi grafici all'italiano. sonori, ma alcuni programmi per come la programmazione strutturata. Quindi cambiamo un po' il paradigma. Se vogliamo, parlando con termini moderni, potremmo dire che ne modificò un po' il paradigma. La gente lo usava solo per farci un po' di grafica, un po' di suoni. Una volta passai 24 ore, avevo tipo 9 anni, 10 anni, a copiare per Simon's Basic un listato che generava insiemi di Mandelbrot. Ah. No? Quindi dopo aver passato 24 ore con il mio amichetto, caffè, eccetera, eccetera, a copiare tutto questo listato, risolti gli errori, lanciamo questo programma per fare insiemi di Mandelbrot, lasciamo il Commodore 64 acceso 3 giorni. Erano arrivati 4 pixel sullo schermo nel frattempo, in 3 giorni.
Quindi abbiamo un computer, per intenderci, ora mostro alcune immagini, avevano questo aspetto, erano un po' plasticosi, quasi sempre. Questo è un MO5 della Thomson, che ebbe un grosso successo in Francia, perché era diffuso nelle scuole francesi. Questo l'abbiamo già visto, un Atari 800 XL. C'è stato l'Amstrad CPC. Questo aveva la particolarità di richiedere un monitor suo, non si collegava facilmente alla TV, era Il un'eccezione. CPC? Lo Spectrum, come? Il CPC aveva bisogno di un monitor suo? Sì, aveva un monitor suo, sì. C'era CPC un era modulo a quello, crocchio no? per collegarlo anche alla TV normale, ma non, no, aveva bisogno del suo monitor, Prima dello che alla Spectrum, fine era volevo come una TV. fare vedere che c'era prima al posto dello Spectrum. Cosa c'è in me? C'era un'altra foto prima al posto di quello Spectrum in alto a sinistra, che era un Sega. L'MO5, questo è un Ah, computer della Thomson, Thomson, diffusissimo in ok. Francia. Thomson, bellissimo. Diffusissimo. In Francia, io scusa se apro una parentesi, ma ho vissuto in Francia da piccolo e questa cosa mi ha colpito il cuore. Erano veramente avanti informaticamente in Francia. Noi non ce ne rendiamo conto, apro una piccola parentesi, ma negli anni Ottanta in Francia avevano un apparecchietto che si chiamava il Minitel, che era un cubetto che era fatto da uno schermo e una piccola tastiera che si tirava giù, che avevano tutte le case, lo forniva la SIP francese, la Telecom Sì, francese, lo forniva era di proprietà gratuitamente. dello Stato. Non era L'hanno più. dismesso nel 2012. E questo Minitel, praticamente loro avevano internet all'inizio degli anni Ottanta, perché te col Minitel potevi raggiungere con una URL, diciamo, arcaica che avevano loro, perché era però un indirizzo. Potevi raggiungere dei servizi telematici semigrafici, c'era un ANSI anche un po' animato a colori, pazzesco, ma parliamo degli anni È stato 80. diffusissimo un formato simile, esistito anche in Italia, ma non ha avuto quasi alcuna diffusione. Era il Teletel, Il Teletel, che anche usava lo perché era stesso hardware. pagamento. Sì, ma il Teletel usava anche il dial-up come il telefono normale, come il Minitel, solo che il Teletel in Italia è una cosa, è stata una chimera, non è durato nulla. Mentre il Minitel è durato fino al 2012. Gli ultimi li hanno dismessi quando io sono venuto in Francia e ne ho recuperati alcuni per strada, perché la gente li buttava nel 2012, pochi anni fa. Pensate. Perché io vivo in Francia, perché non... E quindi Abbiamo sì, iniziato a dire Intel che Fabrizio vive a Nizza. dei Thomson MO5, c'è da dire che una sua evoluzione, l'MO6, fu molto diffuso in Italia sotto falso nome. Il cosiddetto l'Olivetti Prodest 128 è un clone dell'MO6, che è un'evoluzione dell'MO5. L'Olivetti vendette in Italia molti cloni di computer su licenza, dei computer francesi o britannici. C'era anche l'Oric, insomma, questi sono computer quindi un po' plasticosi, piccolini, gli MSX, il VIC-20 che è venuto prima. Quindi per darvi un'idea di questi computer, quando si avviavano, partiva il BASIC, partiva direttamente la linea di comando del BASIC, che era il sistema operativo. Questa è Chiedono se una cosa esiste un importante porting di Super Mario su Commodore 64. da sapere. Sì, l'ho visto, è una cosa. Sì, Esiste. sì. Cioè, ci sono stati vari porting. Hanno fatto uno Fele di recente, c'era Jana Sister che era di allora, che era un porting illegale, ma poi ne hanno fatto uno di recente che è molto fedele all'originale. Il motivo per cui oggi ho voluto parlare di BASIC è un po' a causa di Dijkstra. Dijkstra è stato un matematico informatico importantissimo. In teoria dei grafi, è lui che insomma ha fatto l'algoritmo per i percorsi, che trovi tutti i percorsi e quindi anche il percorso più breve da un punto A a un punto B in un grafo, da un nodo A a un nodo B in un grafo. E lui è stato importante. Lui ha scritto anche un libro con vari aforismi, un libro che si chiama How Do We Tell the Truth That Might Hurt?
Ed è stato un critico fervente del Basic, ma anche di tante altre cose. Sul Basic ha detto che programmare in Basic crea danni al cervello. Ah, non era ironico, quindi era una No, vera no, 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 lo critica. diceva seriamente perché il Basic è scomparso. Perché ho mostrato l'inizio del Basic come linguaggio didattico nel 64, il suo sviluppo. Fa capire DEC su macchine simili alle macchine su cui girava il Dalton Basic, e poi il suo grande successo sugli home computer, dove fu il sistema operativo di quei computer. Quindi negli anni 80, tra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 80, il Basic ebbe un'esplosione, ma ebbe delle critiche feroci da parte dei puristi della programmazione strutturata, della programmazione procedurale. Poi si parlava anche di programmazione ad oggetti, programmazione funzionale, dei vari paradigmi moderni di programmazione. Il Basic fu messo alla gogna e fu accusato di creare danni irrimediabili, insomma, ai programmatori, ai giovani programmatori, perché ti permetteva di programmare con i go-to. Il Per motivo cui è della che nostra se tu programmi generazione in tutto si spiega. I danni Basic. Sì. cerebrali che abbiamo. Sì, e infatti, perché ti permetteva di programmare con il go-to, quindi se lo usi male puoi fare spaghetti code, C'era fai anche il co codice spaghettizzato GoScript. illeggibile. E quindi questa critica ha avuto poi degli effetti per il futuro del Basic, cioè per la sua morte, la sua scomparsa, lenta agonia, perché poi il Basic continua, esiste ancora, se lo volessimo usare potremmo usarlo ancora, ma insomma ha avuto un'agonia che è durata una ventina d'anni, fino al 2000, insomma. Questa critica fortissima, parliamo quindi del primo Basic, quindi con i numeri di linea e con i go-to, però voglio dire, a contrasto e a difesa del Basic, questa era la posizione estremista di Destro. Un altro grande dell'informatica ha avuto invece parole diverse, Don Knuth. Qui c'è addirittura un articolo. Don Knuth, per chi non lo conoscesse, è l'autore di tante cose, The Art of Computer Programming, insomma, ha scritto i libri più importanti di algoritmica, Cioè, lui forse ha scritto un più importante saggio su esponente di come fare algoritmica. programmazione con i GoTo, capisco bene? Sì, lui ha scritto un articolo provocatorio, insomma, in cui dimostra che non è tanto il go-to che danneggia la mente dei programmatori, ma è cosa ci fai col go-to. Cioè, praticamente Il se go-to questo è stato, io pone... mi ricordo, leggevo i libri quando, di programmazione in C, si diceva c'è il go-to, ma non usarlo mai, cioè c'è il comando, fa questo, ti spiega pure come farlo, ma se lo usi andrai all'inferno. Ma Il quindi se noi go-to avessimo esiste in parlato tanti a linguaggi, disposizione anche di in C++ si può usare il Webpack, go-to. sarebbe... Scusa, no, dicevo, se noi avessimo parlato a queste persone di Webpack, di questa roba qua, ci avrebbe, di NPM, ci avrebbero fatto un PSO, giustamente. Scusa, non ti volevo interrompere. No, e quindi Don Knuth riabilita il go-to e quindi anche il basic, che insomma i primi basic. Oggi i programmatori moderni che programmano in linguaggi a basso livello come il C usano il go-to. Noi andiamo a guardare il codice sorgente di Linux, è pieno di go-to. Ed è usato in maniera anche molto elegante, dipende come lo usi. Cioè, se lo usi per fare delle contorsioni, perché dalla teoria sappiamo che il go-to non è necessario, puoi fare tutto con dei while, con repeat, until, for, next. Teoricamente tu puoi tutto, puoi riscrivere tutto, però aggiungendo delle variabili d'appoggio. Cioè, se tu dovessi scrivere il tuo programma in C, lo puoi fare senza il go-to, ovviamente, ma certe volte sarai costretto a usare dei flag, delle variabili in più. Se lo vuoi fare in C a basso livello, magari è più efficiente con un go-to. Ci sono alcuni pattern, come per esempio in una state machine, è più comoda farlo col go-to, oppure se vuoi fare un'uscita dai loop annidati, cioè tanti loop uno dentro l'altro,
e nel loop interno vuoi uscire, ma il Go To è il modo più elegante per farlo. In Java c'è il break con l'etichetta, in Antonio C Go To. Gallo ci dice che giustamente ci parla di GoSub e Return. Ok, questo GoSub Return è un comando diverso che era previsto nel Basic, che permetteva in maniera molto elementare di fare delle subroutine, però in cui le variabili erano sempre globali, c'erano parametri da passare, li passavi con le variabili globali, tutto era globale, Tutta la e il globale. GoSub è un GoTo, quindi c'è uno stack che viene usato per poter permettere di tornare indietro alla posizione da cui l'avevi lanciato il GoSub. Era una forma molto primitiva di salto ad una funzione, insomma, per invocare una funzione. Quindi quello che volevo dire è che il Basic è stato criticato per il GoTo, soprattutto la posizione destra è opposta a quella di CNUSS. Ma queste critiche feroci che il Basic ha subito hanno prodotto degli effetti nei Basic successivi o anche in alcuni Basic anche abbastanza antichi, in cui si è cominciato a permettere la programmazione strutturata del Basic. Questo è un programma in COMAL. Il COMAL è qualcuno direbbe un linguaggio diverso dal Basic, derivato dal Basic, qualcuno dice un dialetto Basic. Il COMAL, ma poi anche Basic successivi, permettevano di programmare con comandi strutturati come il while and while. Quindi c'era già una programmazione più moderna, non erano solo GoTo, ha ancora le numeri di riga e una sintassi quasi identica a quella del Basic, assomiglia un po' al Pascal, ma insomma è più Basic che Pascal. Poi ci sono stati altri Basic come quello del BBC, del Micro, che permettevano la programmazione strutturata. Programmazione strutturata permette quindi di usare costrutti più eleganti per i salti e BBC, anche scusa, permette di io definire delle funzioni, aprirei un'altra delle piccola procedure. parentesi, ora che hai detto BBC, parlando invece dell'informatica britannica, perché in Europa non avevamo niente da invidiare agli americani ai tempi, anzi, tra Sinclair, Assolutamente no. BBC, Thomson, Goupil, Amstrad, Ecco, il facevamo BBC. l'innovazione dell'informatica era quasi più qui che lì. Sì, il BBC era un computer destinato alle scuole britanniche. In Francia c'erano i Thomson, l'EMOS 5 e il TO7. Nel Regno Unito invece c'era il BBC, che vinse una gara con la Sinclair, cioè era fatto dalla Acorn. Vinse una gara per andare nelle scuole, per essere distribuito nelle scuole. E quindi sì, fu molto diffuso, più che in Italia. In Italia non ci fu una diffusione capillare dei computer nelle scuole. Cioè, alcune scuole ce li avevano, ma diffusione successiva del Basic, poi c'è stato, in termini di paradigma di programmazione, è stato il Quick Basic, che era strutturato su questo per MS-DOS. E poi l'ultima evoluzione tardiva è stato il Visual Basic, che ha snaturato del tutto il Basic originario. Molti considerano il Visual Basic non Basic, perché è completamente diverso, mantiene alcuni elementi della sintassi del Basic, ma è un linguaggio moderno, bruttino, ma insomma, Sì, ma moderno. C'è il terribile. Visual Basic .NET, c'è anche su .NET c'è il Visual Basic. Quindi abbiamo ancora un quarto d'ora, ce la facciamo? Sì, dai, direi di sì. Allora, abbiamo parlato fino ad ora di computer nell'Europa occidentale, in America, insomma, nel mondo occidentale, ma cosa succedeva negli stessi anni nei paesi dell'est? Beh, anche lì c'erano i computer. Furono create a un certo punto anche degli home computer. Molti erano dei cloni, altri no. Cioè, puoi tornare un attimo alla foto C'era un di prima, problema. scusa. Come?
Puoi tornare un secondo alla foto di prima, scusa, quella con quei cinque, quelle cinque macchine, quella precedente. Ecco, questa qui. Queste macchine rispettivamente di che paesi sono? Allora, se non mi sbaglio, il primo è un Galaxia che è della Jugoslavia. Galaxia. Poi ci sono un Omlab, però potrei sbagliarmi, potrebbe essere ungherese. A destra, questo è della Repubblica Ceca ed è un clone dello Spectrum e si vede. Il PMD forse è della Repubblica Ceca pure. E l'Omlab è ungherese. Questo invece della Robotron sono client computer, quindi sono della Germania dell'Est. Perché in E quei questo è tempi anche ai della tempi Germania da fuori d'Est, la non Robotron è una arrivava. serie di computer della Germania dell'Est. Ok, perché a quei tempi in quei paesi non arrivava assolutamente nulla da fuori, o era fornito al di là della cortina di ferro Esatto. oppure. Perché c'è un errore, vabbè. Quello che è successo in quegli anni è che i paesi della NATO imposero un embargo, si chiamava COCOM, Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, che impediva la vendita, almeno nei fine anni 70, inizio anni 80, ma solo all'inizio, rendeva difficoltosa o addirittura totalmente vietata la vendita di queste tecnologie nei paesi dell'est. I paesi dell'est quindi erano un po' indietro su alcuni aspetti. E quindi è successo che delle spie russe o dei paesi venissero nell'Ovest per comprarsi gli Spectrum, i Sinclair Spectrum, e portarseli nel loro paese per poi fare reverse engineering e fare dei cloni. E Pazzesco. furono clonati soprattutto lo Spectrum, soprattutto l'Apple II, ma non solo, anche gli Oric furono clonati. Non fu clonato il Commodore 64. Sia, suppongo per la difficoltà, perché aveva molti chip specifici, mentre lo Sì, che Spectrum non aveva quasi chip proprietari, ma era quasi interamente fatto di chip che si potevano trovare nel mercato. ah, ma dai, quindi era praticamente un assemblato lo Spectrum. Era quasi un assemblato, tranne il chip ULA, che è un chip che racchiude varia logica, ma quello se lo sono riusciti a clonare. Ma alla fine hanno clonato pure il processore. Fecero un processore, lo U880, che era un clone dello Zilog 80. Però lo Senti, Zilog 80 si trovava. Sì, ti proporrò di era quasi scrivere interamente. un soggetto per un film su questo argomento, eh? Sì. Assolutamente, è troppo bello. E quindi la storia dei computer dell'est mi ha coinvolto in un lavoro di ricerca che ho fatto assieme a Stefano Bodrado, che è un hacker, uno smanettone, un grande programmatore, un retroprogrammatore, e insieme a Giovanni Cignoni, che è un professore di storia dell'informatica all'Università di Pisa. Abbiamo fatto uno studio di tutti i computer, degli home computer nell'Europa dell'Est, in cui abbiamo inquadrato insomma un po' la storia di questi computer, li abbiamo catalogati. Questo qui Pazzesco. parlo di uno studio accademico, quindi un articolo che è stato pubblicato, presentato in conferenze internazionali, quindi è una pubblicazione scientifica, quindi è stata valutata, ci abbiamo messo più di un anno per farla pubblicare, comunque alla fine ce l'abbiamo fatta. E in questa pubblicazione parlo anche dei tool moderni per programmare queste macchine, e in particolare poi parliamo dei basic che avevano queste macchine. Parliamo dei basic che avevano queste macchine per capire quali di queste macchine avessero un basic clonato o almeno in buona parte clonato dai basic occidentali. Perché molte di queste macchine erano dei cloni, diciamo, illegali, in cui erano
avevano semplicemente scopiazzato tutto, era evidente. In molti altri casi la cosa era molto meno evidente. Scusa un secondo, Giuseppe Mignogna ci chiede se i programmi per lo Spectrum giravano sui cloni tarocchi dell'est. Sì, giravano quasi al 99% dei casi giravano. I cloni erano fatti molto bene. Non Probabilmente c'era si incontravano. una compatibilità al 100%. Addirittura alcuni cloni aggiungevano delle caratteristiche grafiche. Per esempio, lo Spectrum è quasi monocromatico, cioè i colori li puoi definire solo su blocchi 8x8, di pixel 8x8. C'era Su quella cosa di alcuni cloni Stripe, era russi, quella. come il Pentagon, lo Scorpion, esistono delle modalità grafiche più evolute. Cioè, aggiunsero anche un po' di caratteristiche, di features. E questi programmi probabilmente se li passavano come roba clandestina, come se fossero libri Sì, proibiti del capitalismo. era roba clandestina. E Storia. quindi questo. Siamo riusciti a fare questo articolo. Io l'articolo non posso distribuirlo, posso passarvi il link, però a un preprint, a una versione precedente dell'articolo che invece è pubblica e che posso distribuire. Qui ho messo il link, poi magari lo pubblico, lo metto sui commenti per chi fosse interessato a questo nostro studio. Posso dare questa versione, diciamo, gratuita che posso diffondere dell'articolo originale. Cosa abbiamo trovato? Sto analizzando questi basic. Che fossero dei cloni, era evidente che molti fossero dei cloni, ce lo aspettavamo. Voi avete fatto, E come... scusa, una piccola introduzione, voi avete fatto praticamente reverse engineering delle ROM, dei BASIC su Ora questo. spiego cosa abbiamo fatto. Allora, noi ci siamo posti questa domanda: se il basic di queste macchine fosse originale o meno. Un modo per testare innanzitutto è vedere se funzionalmente assomiglia a un basic, a alcune caratteristiche dei basic occidentali più comuni. Il basic occidentale più comune sono i derivati della Microsoft, tranne per i cloni Sinclair che hanno il Sinclair Basic, ma i cloni Sinclair erano dei cloni sfacciati, cioè non c'era, era evidente, non sono neanche interessanti da studiare. Mentre quelli che hanno clonato il Basic Microsoft, perché in termini di, io quando parlo di clonare significa anche semplicemente usare un po' del codice, ma poi modificarlo e adattarlo. Quindi non è ovvio. Beh, però se hanno usato il Basic Microsoft è probabile che se si digita punto interrogativo A in bio, questo test empirico produrrà zero. Il punto interrogativo nei Basic Microsoft, e non solo, ma non in tutti i Basic, soprattutto nei Basic Microsoft, significa stampa, significa print, Grazie. una abbreviazione per print, che non esiste nel Sinclair Basic, per esempio. Non tutti i Basic ce l'hanno tutti i Basic Microsoft, più alcuni basic non Microsoft. Poi A è una variabile che, se non è inizializzata sui basic non Microsoft, dovrebbe dare un errore. Nei basic Microsoft è inizializzata 0. Quindi se appare 0 è possibile che sia un basic Microsoft. Però questo è un test empirico, non ci dice molto. Noi abbiamo fatto un po' di più. Quello che abbiamo fatto è abbiamo usato un tool. Abbiamo, diciamo, hackerato un tool per fare hacking, cioè abbiamo meta hackerato una cosa, un tool che si chiama Bus Check. È un tool che si usa per un altro scopo, che è quello di trovare le funzioni dei Basic, Microsoft, Sinclair e anche altri nelle ROM. Se abbiamo una ROM sconosciuta di un Basic e vogliamo trovare dove sono la print, cioè il codice assembly della print che stampa delle stringhe, questo tool la cerca usando dei pattern. Lo fa in una maniera particolare, non darò i dettagli. È stato sviluppato da Stefano Bodato, che è l'autore di alcuni tool per programmare su queste macchine, e lui usa questo tool per scrivere le librerie di un cross compilatore C su queste macchine. Noi l'abbiamo usato per vedere se ci sono questi pattern.
Se c'è il pattern, beh, allora è chiaro, cioè vuol dire quello è un pezzo di Microsoft, di Basic Microsoft, di Basic Sinclair, quindi è chiaramente un clone, l'hanno copiato. Questo cerca un'infinità di pattern perché cerca tutte le possibili chiamate, cioè centinaia di pattern, quindi è un test, sempre rimane empirico, insomma, può anche sbagliare, però insomma è un test abbastanza importante perché fa tante verifiche. Ed è più profondo di un test puramente comportamentale. Ok, questo test ha dato dei risultati. Abbiamo trovato qualcosa, quindi abbiamo trovato delle sorprese perché non sono tutti cloni, o meglio, non sono tutti cloni perfetti, quantomeno, perché poi, per esempio, il Robotron Z 1013 della Germania dell'Est non ha tracce di pattern di basic occidentali, quindi potrebbero anche aver usato basic, ma l'hanno modificato talmente tanto da non lasciarne traccia. Un altro è il Galaxia della Jugoslavia, che però sappiamo che qualcosa di macro ce l'ha, ma non ci sono pattern. Lo sappiamo, sappiamo che probabilmente l'unica traccia di Basic Microsoft qui è il parser del linguaggio perché non ci sono chiamate e lo sappiamo poi anche per via traverso perché lo stesso autore lo ha detto quindi la nostra ricerca è confermata anche da quindi non è Microsoft se Voi non siete riusciti a parlare con l'autore del Basic dei no, Galaxia? c'è un'intervista sua che ho trovato in serbo croato. L'ho tradotta e lui afferma che cioè, non ha lasciato quasi niente del Basic Microsoft, era partito dal Basic Microsoft. Le funzioni non ci sono, in effetti non ci sono e non le troviamo. E poi anche l'Omlab ungherese, avevo ragione, una macchina ungherese, orribile. Anche questa macchina non ha alcuna traccia di pezzi di pattern. Del Basic Microsoft e neanche Sinclair. Beh, dici orribile, a me Quindi sembra stupenda, un design ti sembra meraviglioso, stupenda, anzi. modernissimo, potrebbe essere attuale, una console MIDI per DJ apprendistici attuali potrebbe essere. Erano tutte piccole, erano macchine piccole, come dei laptop moderni. Pazzesco. Senti, ma Io allora, avrei per finito, cambiare l'unica cosa questo... che voglio dire, ma la riprenderemo se ne parleremo un'altra volta, è che il Basic è esistito pure per le console. E ho finito. È Guarda, esistito io per la NES, o meglio per la Famicom. La NES è la Famicom europea e americana. Nasce come Famicom, come console la Nintendo, la prima Nintendo 8-bit. Famicom che sta per... Per Family Computer, Ok. sta per computer, e infatti c'aveva una cartuccia col Basic e con la tastiera che ti permetteva di programmarlo in Basic, un po' orribile come Basic, ma era un Basic. E, è esistito un tentativo anche per l'Atari VCS, ma era una ciofeca orrenda e non era un vero e proprio Basic. Mentre per la da notare che VCS sta per Video Computer System. La parola computer appare in entrambi le console. Scusa, io C'era infatti in quando vedo il questo. VCS come se vedo il mio primo amore, però mi viene da piangere. E solo che non c'aveva manco la tastiera, era una cosa demenziale, ma permetteva di fare dei mini programmini, era un po' più didattico, ma in entrambi i casi l'intento era didattico. Allora, io poi avrei altri argomenti. Senti, c'era pure l'Aquarius in television, se non sbaglio. Te lo ricordi? L'Aquarius è parente stretto dell'Intellivision. L'Aquarius Adam del è televisore. parente stretto, ma non è Intellivision. L'Aquarius è della Mattel. Come l'Intellivision, non era della Mattel? Che infatti è un parente stretto, ma l'Aquarius è meno potente graficamente perché non permette di ridefinire i Ah, caratteri. ok. Non Quindi era ha un'espansione alcuni per caratteri con il l'omino, col missile, che tu devi usare sapientemente, ma tutta la grafica televisore. Ok. sono dei caratteri non modificabili Per sull'Aquarius. cui non era un'espansione dell'Intellivision, era una cosa a sé. No, era un obbrobrio, era un computer che aveva 4K di RAM, disponibili al Basic 1,5, 1,5, con Basic, uno dei peggiori Basic, Microsoft, era un Basic Microsoft, ma era elementare,
aveva i colori, aveva, ma non aveva grafica vera, quindi solo caratteri non modificabili, però ce n'erano alcuni che avevano l'omino, quindi ci sono i giochini sull'acquario, hanno l'omino disegnato, i missili, le esplosioni, perché sono dei caratteri che sono già fissati lì nella ROM. Senti, invece dell'Adam ColecoVision, sul quale molti di noi L'Adam ColecoVision era come hanno validato un'espansione. probabilmente. L'Adam ColecoVision era un'espansione della ColecoVision che permetteva di montare il sistema operativo CPM, Non che era era bene, è stato quindi. su CPM potevi fare girare il BASIC se volevi, c'era il CBASIC, c'erano dei BASIC per CPM. L'Adam ColecoVision era un'espansione della ColecoVision. La ColecoVision è una console, non è un computer. Con questa espansione diventava Stadam ColecoVision, in cui tu eri un vero e proprio computer. Con lo Zilog 80 ci potevi fare girare il sistema operativo CPM. CPM è stato, se escludiamo il BASIC come sistema operativo standard, perché standard non fu, ma il CPM è stato il primo sistema operativo standardizzato, senza considerare il BASIC come sistema operativo. Ed era il sistema operativo che prima dell'MS-DOS, l'MS-DOS si è ispirato al CPM, non è un derivato diretto. Il CPM, quindi su CPM ci potevi fare girare, se volevi, anche il suo BASIC. Ma l'ADAM non aveva un BASIC come sistema operativo. Il suo sistema operativo era il CPM. Il BASIC era un'applicazione, era un normale programma che girava Su su CPM, CPM, che certo. girava su questa espansione della ColecoVision. Senti, tornando all'aspetto cortina di ferro, questi qua come facevano a copiare un Basic Microsoft? Come lo ottenevano? Beh, si copiavano la ROM, copiavano Quindi mandavano la ROM e poi la correspondenza disassemblavano. all'ambasciata a comprare una cosa e a portarla No, no, se la clandestinamente. compravano delle spie, andavano in un negozio, se la compravano e poi se ne tornavano nel loro Proprio delle paese. spie, un'operazione di spionaggio vera Sì, e era propria. un'operazione di spionaggio vero e proprio. Perché se non sbaglio in America già c'era una legge che vietava la vendita di No, e questa tecnologia. legge esisteva in tutti i paesi della NATO. Il COCOM è stato un embargo che hanno firmato tutti i paesi della NATO, che impediva la vendita nei paesi dell'est nei primi anni. Questa vendita non è stata vietata all'infinito, tant'è vero che poi in alcuni paesi dell'est si diffusero alcuni computer, tipo per esempio il Commodore 16. A un certo punto si vendeva, perché il Commodore 16 è stato un po', non ha avuto un grande successo, cioè, se ne sono venduti tanti, però insomma, ne hanno prodotti più di quelli che volevano vendere. A un certo punto hanno fatto del dumping in Ungheria. In Ungheria c'è una grossa comunità di sviluppatori Commodore 16, per esempio. Gli Atari 8-bit furono venduti in un certo momento anche nei paesi dell'est. In un secondo momento, nei primi anni 80, no, dopo sì. Quindi sì, c'è stato questo embargo ed era vietato. Poi loro, vabbè, li copiavano illegalmente, poi ce ne sono stati anche di originali, come ho mostrato, o di semi-originali, insomma, ci hanno provato a farseli. Perché era abbastanza tesa la situazione a quei tempi. Ti ricordi i videogiochi come Raid Over Moscow, che era un successone Sì, per Commodore 64, che certo. finiva con te che a bazzucate abbattevi il Cremlino Eh in sì. prima persona? Era tosto. Ce n'è un altro, invasori comunisti mutanti dallo spazio, The Eh sì, Starpath, certo. Communist Mutant Invaders from Space. Forse pure Green Beret Non ci nella andavano sala le giochi pietre. aveva come tema i russi, no? Green Quale? Beret, non so se lo conosci. Quale? Green Beret. Ah, Green Beret, è vero, erano i russi, certo, che te ne ammazzavi a coltellate. Sì, Madonna, erano andavano russi, sì, così. vabbè, è chiaro. Io lascerei il discorso programmati basic e videogiochi per un altro eventuale intervento. Che ne pensi? Benissimo, sì, dai, siamo oltre un'ora, cioè andiamo tutti a cena. Io già ho fatto ampiamente un aperitivo chiacchierando con te. Ah, io invece Sono no. qui. Vedi? Prossima volta anche tu. Questo orario è perfetto. Ragazzi, grazie a tutti. Ciao.
Ci chiedono se abbiamo menzionato Sinclair ZX Spectrum 128K. No, non l'ho menzionato, ma posso dire due parole. Posso... lo Spectrum ha avuto un'evoluzione successiva, no, in cui è stato fatto un in cui è stato aggiunto un po' di hardware, non molto, ma è stata aggiunta più memoria e un BASIC più moderno, il BASIC 128. La caratteristica particolare del Sinclair BASIC, oltre ad essere un derivato dell'ANSI BASIC, del Minimal BASIC, che è uno dei pochi, insomma, di successo derivato da uno standard, aveva la caratteristica di farti... di avere un interprete che ti verifica la sintassi mentre digiti, cioè non puoi fare un errore di sintassi in Sinclair Basic, nel primo Sinclair Basic, perché tu digiti un tasto, ti stampa print, non puoi, mentre scrivi, se fai degli errori te lo dice subito, lampeggia e ti impedisce di fare degli errori di sintassi. Questo può Certo. essere bello, può anche essere orrendo, perché non puoi digitare liberamente i tasti. Cioè, poi devi imparare che i comandi sono, ogni comando è in un tasto, la print era nella P, perché questo è facile, la POC era nella O. Sì, Insomma, è devi imparare a raccordante. memoria tutti i comandi basic in quale tasto sono. Cioè, devi rimparare a digitare. Infatti c'erano due scuole di pensiero, chi questa cosa l'apprezzava, chi la odiava, i famosi Sì, commodoristi poi e vinsero quelli che la sinclairisti odiavano, che in c'era a effetti, un po' botte. seno. Io li avevo entrambi, perché Il BASIC del 128 era un BASIC più evoluto e non aveva, potevi digitare, dovevi digitare print PRINT. E fu fatto per da prima dalla Sinclair, poi la Sinclair fu acquistata, se non sbaglio, dall'Amstrad e furono prodotti una serie di Spectrum 128. Ci fu il più 2A, il più 2B, il più 3, che erano un'evoluzione, ma non erano più prodotti dalla Sinclair. Avevano il marchio Sinclair, ma erano Spectrum, ma non erano Sinclair. Senti, Erano su. il gioco bandiera della Spectrum era Orazio va a sciare, te lo Sì, ricordi? sì, 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 sì. Orazio Vassiar, sì. Con un personaggio disegnato in maniera. Cioè, era una testa con delle gambe, sostanzialmente. Degli occhi Orate, con delle gambe, una cosa. orate. Orate, Va bene, Gianluca, grazie mille. Dai, abbiamo superato ampiamente l'ora. Faremo una seconda grazie puntata. a te. Ok, ciao. Grazie a tutti, buona cena. Ciao, ciao. Ciao. Oh, vi ricordo che questo sarà registrato, quindi diffondete questa serie di conversazioni super nerd che ci fanno battere il cuore vedendo quelle macchine su cui da bambini noi salivavamo tutti quanti e ora finalmente possiamo, grazie a Fabrizio, saperne di più. Buona serata a tutti. Ciao ciao!